salutiamo un nuovo festival italiano dedicato al fantastico, Oltre lo Specchio, la cui prima edizione si tiene a Milano dal 5 al 12 giugno. Un esordio ambizioso con 17 opere in concorso in anteprima italiana, tre delle quali alla presenza dei registi. The Final Land, del tedesco Marcel Baryon, racconta l'odissea spaziale di due uomini a bordo di una nave fatiscente. Uno vuole tornare sulla Terra, l'altro vuole raggiungere una destinazione remota. Call for Dreams, coprodotto tra Giappone e Israele per la regia di Ran Slavin, vede protagonista una ragazza alla ricerca di sogni. In anteprima internazionale, Il cerchio delle lumache, di Michele Senesi, sfida le classificazioni di genere con spirito dichiaratamente punk e squarci allucinati. In concorso anche il boliviano Averno, surreale odissea tra la vita e la morte. L'americano Perfect, visionaria riflessione prodotta da Steven Soderbergh sulle aspirazioni più trascendenti del transumanesimo. Spell, originale elaborazione del lutto attraverso un viaggio dai toni sinistri nei luoghi arcani d'Islanda. Il russo Involution, dove l'umanità è vittima di una regressione genetica. E lo spettacolare Monstrum, in cui un'enorme creatura semina il caos a corte nella Corea del XVI secolo. Il titolo più acclamato è però High Life di Claire Denis, che in Italia non ha purtroppo trovato distribuzione ed è il gioiello della sezione Illuminazioni, dedicata a opere sperimentali. Piccoli futuri dà invece spazio a titoli adatti anche ai più piccoli, per esempio con il thailandese Homestay, dove il protagonista ha solo 100 giorni di vita. E The Night of Shadows, Between Yin and Yang, un wuxia popolato di creature fantastiche, prodotto e interpretato da Jackie Chan. Cinque i programmi di Corti. Fantascienza, con il viaggio spaziale di Hyperlight. Fantastico, con la tenera e impossibile amicizia di 21 Points. Bizzarro e sperimentale, con il feticismo minerale di Apocalypse After. Game Video Essay, dove I Was a Winner offre tre testimonianze sulla dipendenza da videogame. E Fantalove, con l'animazione di Raimondo or The Vertical Escape. L'Immaculée Conception, la Marie, vous ne laisserez pas tomber, Seigneur. Inoltre incontri su letteratura, fumetto, serie TV e videogiochi, eppure urbanistica e cibo, perché il solo confine del fantastico è l'immaginazione.